sono Eric, fisioterapista di Bike Italia e oggi andremo a valutare il bacino del ciclista, quindi attraverso un test dei tanti che si possono utilizzare per valutare appunto la mobilità del bacino, cercheremo di capire come può influire il movimento o un movimento asimmetrico per quanto riguarda la pedalata sulla bicicletta. Lo Stork Test si esegue individuando con i pollici le due SIPS del nostro atleta e chiedendogli di fare una flessione di anca e di ginocchio di almeno 90 gradi per valutare eventuali asimmetrie e disfunzioni nel movimento di un emibacino rispetto al controlaterale. Questo dato, nel caso di un'asimmetria, ci potrebbe ad esempio dare come risultato una diversa spinta sul pedale una volta messo l'atleta in bicicletta.